Benvenuta o benvenuto in questo nuovo video. Oggi ti mostrerò un bellissimo esercizio eseguito con arpeggi in stile Gypsy Jazz che ti aiuterà a sviluppare la tua tecnica e soprattutto a tenerti ispirato. L'esercizio è in tonalità di Mi minore e gli arpeggi sono costruiti su di una progressione armonica in due quarti che vede l'alternanza del primo grado, quarto grado, quinto grado settima di dominante e nuovamente primo grado. Gli arpeggi vengono eseguiti con una suddivisione in sedicesimi e in fase di apprendimento ti suggerisco di prestare molta attenzione alla qualità delle tue elettrate affinché tutti i movimenti della tua mano destra risultino sempre alternati senza eccezioni. È possibile mettere in mute il suono delle corde poggiando delicatamente la nostra mano sinistra sulla tastiera. In questo modo l'esercizio diverrà un'ottima occasione per sviluppare la nostra plettrata alternata. Procediamo adesso con l'analisi armonica, ma prima di continuare ti chiedo, se stai apprezzando questo video, di lasciare un bel like e se non l'hai ancora fatto di iscriverti al canale. Il primo arpeggio comincia con la sesta corda percossa verso il basso. Dunque abbiamo tonica, terza minore, quinta giusta, tonica, terza minore, quinta giusta, settima maggiore e tonica. In La minore abbiamo tonica, terza minore, quinta giusta, tonica, terza minore, quinta giusta, settima maggiore e tonica. E in Si settima abbiamo tonica, terza maggiore, quinta giusta, settima bemolle, tonica, terza maggiore, quinta giusta, settima bemolle, quinta giusta, terza maggiore, nona bemolle, settima bemolle, quinta giusta, terza maggiore, nona bemolle, tonica, tonica. Quando tutti gli elementi ti saranno chiari, potrai divertirti a mettere in loop l'esercizio, suonandolo ad esempio per circa 10 minuti al giorno senza interruzioni. Qualora l'idea di questo tipo di esecuzione ti avvilisce perché non hai ancora a disposizione una tecnica adeguata per poterlo praticare, niente paura. Potrai affrontarlo a piccoli passi, ad esempio suonando una frase alla volta e percuotendo le plettrate solamente verso il basso. Per oggi è tutto, se questo video ti è stato utile o di ispirazione fammelo sapere lasciando un commento. Inoltre ti invito a mettere mi piace e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al canale con la campanella. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao!